Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi è lunedì, quindi nuovo video critica. Oggi ho deciso di parlarvi di nuovo di televisione. Ho deciso di fare questo video perché secondo me la televisione italiana si deve dare davvero una bella regolata e non pensavo potesse raggiungere questi livelli. Vi parlo di questa situazione perché interessa Jessica, ossia Crocchetta, una youtuber di cui vi ho già parlato su questo canale. Come sapete, Jessica ha fatto i suoi errori nel suo percorso su YouTube ed io stessa avevo fatto un video a riguardo, parlando di alcuni suoi comportamenti che, a mio parere, non le giovavano assolutamente in quanto youtuber. Ma in ogni caso, cos'è successo e qual è l'esatto argomento di oggi? Qualche giorno fa un ragazzo mi ha scritto in privato su Instagram consigliandomi di andare a visionare una puntata di un programma televisivo che viene trasmesso proprio durante questi mesi estivi. Il programma in questione si chiama Reality, siamo tutti protagonisti e va in onda in prima serata su Rai 2. A condurre il programma c'è Enrico Lucci, un personaggio televisivo noto per aver partecipato al programma TV Le Iene. Il format nasce proprio per fare una sorta di parodia ai reality show. Infatti reality viene descritto come, e cito testualmente, una sorta di Truman Show italiano con dei concorrenti inconsapevoli di farne parte e con un conduttore un po' sopra le righe che si è autoconvinto di condurre un reality che nessuno gli ha mai chiesto di condurre. Ovviamente ci sono i giudici, denominati in questo caso saggi. Il loro compito ovviamente è quello di commentare i vari servizi e i vari personaggi che vengono proposti. E ragazzi, i tre saggi, ossia i tre giudici in questo programma TV sono Asia Argento, Luché e Aurelio Picca. E poi a quanto ho capito c'è la giuria popolare composta da 10 elementi che, a quanto ho capito, vivono il mondo dei social in modo abbastanza profondo quotidianamente. E anche loro ovviamente devono dare una votazione ai vari personaggi che vengono proposti durante la puntata. E qui fermiamoci un attimo perché vorrei parlare di un punto in particolare. Credo fermamente che ciò che impedisca alla TV di umiliare qualcuno siano dei contratti firmati. E insomma, se avete visto il mio video su Follettina, saprete qual è la mia posizione in ambito. Follettina, a mio parere, non è stata umiliata pomeriggio 5 perché aveva firmato comunque delle carte che la rendevano consapevole di ciò che sarebbe poi accaduto in puntata. Insomma, secondo me, in quel caso Maria Grazia non è proprio caduta dalle nuvole, infatti era riuscita comunque a tenere testa alle domande abbastanza imbarazzanti di Barbara D'Urso. Le aveva risposto in un certo senso per le rime, insomma. In questo caso però vengono tirate in ballo delle persone totalmente inconsapevoli. Pensate che avevano fatto la stessa cosa con Barbie Xanax, così avevano inserito nel primo spot pubblicitario per questa trasmissione la sua faccia senza il suo permesso e ovviamente Marta si è battuta tantissimo perché la sua faccia venisse tolta da quello spot pubblicitario e ha fatto davvero davvero bene, ma davvero davvero tanto tanto bene, perché nella puntata è andata in onda il 24 luglio c'è Denis Dosio. Si parla di Denis Dosio, si discute del personaggio di Denis Dosio, ma Denis Dosio è presente in studio e quindi può difendersi, può rispondere per le rime e può insomma difendersi dalle critiche che gli vengono mosse. Crocchetta, ossia Jessica, invece non può farlo perché non è ospite in quel programma. Viene solo tirata in ballo attraverso un servizio davvero davvero squallido. Aggiungiamoci anche che ovviamente le battutine sull'aspetto fisico non sono mancate. Vi siete espressi benissimo, pancione romano. Prova adesso quando vi va a parlare. Secondo me non lasciamo la fa. Sì, ma che gli famo fa questo, ma che gli famo fa? Ma che deve fare? No, non devi essere così. Non essere perché, così cattivo. Per me fa bene a fare quello che fa. Ma nessuno nega che questa cosa qua sia. Ma sana. No, ma io vorrei di chi è così, che non è popolare. Ma perché non la prendi al ristorante te? Scusami, stessate. Così mi si mangia tutto quella. È vero, non ci sarebbe più nulla da fornire ai clienti. La scusa del sì, questo è un Truman Show, un reality con partecipanti inconsapevoli, non vi esclude dall'essere delle teste di cocomero. Dice chiudo, sì, e vado a Jesolo e magari gli faccio qualche stanza e aiuto il pollaio enorme tedesco che arriva e sistemo delle cose e poi riprendo. Ma se non deve assolutamente dimagrire. Certo, perdiamo le crocchette che altri danno ai cani, quello sì. Quello sì. Quello sì. Ma il vero problema non è Crocchetta che fa i video, è chi la segue, secondo me. Cioè.
Perché? Che c'è di male? Ma tu nella vita che fai? Ma cioè, scusa, il pomeriggio guardi video di Crocchetta? Ma comunque può essere anche che Crocchetta ha fatto una strategia, eh? Dici? Per avere più sta creando più... Sì, per... carta, penso io, ha fatto una strategia quel giorno. Sei sicura allora, che era una strategia? Secondo me sì. Come potete pensare di creare un programma televisivo solo e soltanto per... prendere in giro il prossimo senza neanche dargli la possibilità di controbattere, senza neanche avvisare il poveretto o la poveretta in questione? Ma oh, ma stiamo bene? Ma soprattutto perché Denis Dose ha avuto l'opportunità di controbattere a determinate critiche mentre invece Crocchetta no? Perché Jessica è un personaggio che si presta ad essere preso per il fondo schiena senza neanche invitarla in puntata e senza neanche sentire quello che ha da dire? Perché Jessica non l'avete invitata in trasmissione per rispondere alle varie accuse? Mentre invece Denis Dose in trasmissione lo avete invitato e come per rispondere alle provocazioni? Denis Dose fa più ascolti rispetto a Crocchetta, eh? La cosa che più mi ha fatto salire sangue al cervello, lo ammetto, sono state quelle frasi di circostanza che hanno dovuto infilarci dentro a forza e in extremis per salvarsi poi il deretano alla fine dei conti. Frasi del tipo, ma noi in realtà Crocchetta le vogliamo tanto bene e cose del genere. Quando 2 secondi prima la stessa persona era lì a fare commenti poco carini riguardo il suo aspetto fisico. Quanta coerenza. E ora vorrei porre una domanda a queste persone. Ma voi in che mondo credete di vivere esattamente? Io, sul serio, non seguendo la TV sono letteralmente caduta dal pero. Il programma è chiaramente trash, non è bello, non fa ridere, anzi probabilmente è mirato a far ridere oramai quelle poche persone che continuano a seguire la TV con entusiasmo e potrebbero essere così, pensandoci un attimo, gli anziani. La mia domanda però in questo caso è la seguente: ce l'abbiamo giornalmente quando succedono cose di questo genere a noi personalmente. Veniamo giudicati per il nostro aspetto fisico ogni giorno e ci arrabbiamo per questo. Non è assolutamente una cosa che ci piace, è una cosa che fondamentalmente ci fa stare a disagio. E talvolta ci offendiamo anche se qualcuno si approccia a noi con un commento non richiesto verso il nostro fisico. Nel nostro quotidiano e nel nostro piccolo cerchiamo tutti i giorni di superare questo tarlo e quindi magari di tentare di vivere più sereni, senza pensare troppo al giudizio altrui sul nostro corpo, senza pensare troppo a quello che penserà la gente di noi e del nostro aspetto. Al netto di ciò, dopo avervi detto tutto questo, una domanda mi sorge spontanea. Come possiamo accettare che vadano in onda programmi del genere in prima serata su Rai 2? Io non me ne capacito. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato per voi carino, simpatico e di compagnia. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.